Buongiorno al dottor Massimo Bolla, Buongiorno. autore delle mie, diciamo, copertine della sera, eccellenti, una più eccellente dell'altro. Lo ringrazio molto perché riesce sempre a focalizzare il tema della serata. E lo dico a tutti i milioni di persone che ci stanno guardando, grazie, dottor Bolla, per l'aiuto e per la tua fantasia e la tua poeticità. Grazie infinite. Ma figurati, cerco di rovinare le tue trasmissioni perché sono troppo belle, cerco di rovinarle un pochino, dai. No, 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 Drammatizziamo un po'. no. Invece cerchiamo di vedere, sentite cosa diceva la Meloni. Tanti dicono che non porterà avanti il discorso, ma ha avuto delle telefonate in cui c'era un po' di terrore, di paura, dice: no, non sarà, non farà, vedrà, lo faranno cadere entro 2 anni, per dirla a lungo, ma il prossimo anno si andrà di nuovo a votare, eccetera, eccetera. Quali sono le tue previsioni? Scusa, segnalo, ho una persona sotto che continua a urlare pronto, 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 quindi faccio un po' fatica a sentire quello che dici. Credo che tu mi abbia chiesto cosa ne penso di quello che sta succedendo. Ma io auguro alla signora Meloni di fare bene, perché che cosa ci si può augurare da un nuovo governo? Noi sono anni che vediamo novità e sono anni che speriamo che le cose cambino. Per l'ennesima volta siamo qui a sperare che le cose cambino. Io tendenzialmente non sono molto ottimista, però sai, preferirei sbagliarmi questa volta. Ma non sono, no, cioè, voglio dire, vorrei essere realista. Il problema non è tanto la Meloni o il governo che si è insediato in questo momento, ma tutto quello che hanno lasciato i governi precedenti, che sono innegabilmente una serie di vincoli che voglio vedere come farà la Meloni a evitare. Sarà piuttosto difficile, vincoli come minimo di tipo economico. Quindi ci siamo straindebitati, ci siamo straimpegnati, vediamo come ci tireremo fuori dai Certo. problemi andando all'Italia e non all'Europa. Infatti io ti faccio vedere adesso un filmato, il numero 22, Roberto. La Meloni, dopo aver presentato il suo governo, favorevole, non favorevole, bene o male, insomma, tante critiche, tanti che hanno detto siamo soddisfatti, eccetera, lei ha detto che ora tocca a noi. Vediamo che cosa ha detto. Siamo pronti, ha detto. Parto Guardiamo. d'onore, attenti! Parto d'onore, presentato! Onori al Presidente del Consiglio dei Ministri! Standardo del Reggimento Lancieri di Montebello, banda dell'esercito, reparto d'onore interforze, pronti per la rassegna.
Allora, abbiamo fatto vedere, no? Dice, ora siamo pronti e si parte domani. Come saranno le avventure di questa che l'ho vista, al di là di quella grinta che abbiamo visto nel filmato precedente, questa dolcezza, questo imbarazzo, ecco, cosa vuol dire per te la prima donna presidente del Consiglio? Vuol dire che in Italia, malgrado tante belle parole, brutte parole, chi si impegna e chi vuole ottenere un risultato lo può comunque ottenere, e questo è innegabile. Per cui non dico che sia giusto, credo che sia naturale che ci sia una donna alla presidenza del Consiglio, piuttosto che in qualunque altra carica istituzionale, pubblica o privata che sia. Quindi non mi meraviglia più di tanto, la considero una cosa naturale, anche se effettivamente faccio i complimenti a lei, che è stata la prima e verrà ricordata nella storia per essere stata la prima. Ora faccia quello che deve fare un presidente del Consiglio a prescindere dal genere, certo, perché per far star bene gli italiani. Sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno, professor Monaco. Chi è? Sono Carlo. Da? Da Bollate. Da Bollate, prego. Ma niente, è stato ripetuto. L'unica novità è che c'è la prima donna premier. Il resto è aria fritta, cioè il resto è la continuazione di un sistema. Difatti la Meloni, nella campagna elettorale, si è premunita di rassicurare che continuerà l'opera e il proseguio di Mario Draghi, la preceduta. Di conseguenza penso che stiamo parlando veramente di qualcosa di assurdo. Posso chiudo velocemente dicendo che penso che la Meloni sia l'ultima colomba in un cielo pieno di avvoltoi. La saluto, professore. Buongiorno, grazie per la sua telefonata. Concordi, Massimo? Ripeto, non vorrei sembrarti negativo, anche la voce un pochino giù, e mi scuso, Vito, con tranquillo, te, con gli spettatori. Cioè, qui stiamo dando un sacco di enfasi al fatto che sia donna, al fatto va tutto bene, cioè è una persona sicuramente molto più preparata di certi altri che abbiamo visto ultimamente in quel panorama. No, e con questo non voglio dire che Draghi non fosse preparato, cioè, parliamo politicamente, però sì, no, parliamo anche a livello culturale, perché vedi, cioè io faccio veramente fatica ormai a guardare quel teatrino, perché ti faccio una metafora. Tu, a te piace il pesce, vieni dal sud, eccetera, tu sai cosa vuol dire quando mangi il pesce che è avariato, tu sai che il pesce non lo tocchi più. Ecco, ultimamente ci hanno aperto e fatto mangiare delle scatolette di tonno, scusa la metafora, dove dentro c'era della roba fluida, tra l'altro, che ti dico, a me c'è veramente indispone guardare certi teatrini. Io l'unica cosa che voglio vedere adesso è capire, uno, come fanno a fare l'elenco dei bisogni degli italiani, quindi finché parlano di gender, di tutte le domande che abbiamo sentito, sicuramente importanti, ma trattati in maniera infantile, faziosa, e sicuramente non utile per chi voleva qualche cosa. Quindi, prima di tutto, quali sono i bisogni degli italiani? Secondo, qual è il piano per risolvere i problemi e soddisfare le esigenze degli italiani? Dopodiché vediamo che cosa fanno e poi esprimeremo un giudizio. Certo. Perché, perdonami, ormai è dal 2011 che lodiamo il cane del Premier, il lode del Premier, i premi del Premier, tutte queste cose qui, ma non abbiamo guardato una sola volta come sta andando l'Italia. Non c'è un indicatore economico che ci premia, soltanto l'indicatore delle cavolate che diciamo in TV, in radio, eccetera, cercando di commentare, facendo previsioni che il telespettatore ha detto c'è continuità con prima. Ma sì, certo, l'ha detto la stessa signora Meloni, l'ha detto lei in diretta televisiva, la parte economica, certo, che è quella che mi interessa di più, certo, la farà a quattro mani con Draghi. Alla sanità c'è un componente del comitato tecnico scientifico con un curriculum pazzesco. Ma perdonami, ma se tu ti presenti come tecnico e commetti degli errori enormi, perché? Perché oggi le evidenze fanno sì che i tecnici siano stati totalmente sconfessati, capisci che parti male. Quindi ti ripeto, io sono molto indisposto dal pesce che mi hanno fatto mangiare prima, dal tonno in scatola che mi hanno fatto mangiare prima. Quindi vedremo cosa
Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, dottor Manna, Gabriella da Cesena. Buongiorno. Volevo dire, fare gli auguri alla Meloni, che rintromette ancora il discorso sui doveri, no? Perché qui i diritti più strampalati sono stati proposti, no, in questi anni. Quindi finalmente si ritorna un po' al senso del dovere. Poi ho ricevuto un link nel quale si dice non è il problema la Meloni, sono il problema i semini. Allora faccio gli auguri anche ai semini. Se si intende per i semini quelli che seminano tanti meloni mi va benissimo, se invece vogliono aggiungere una C per dire semini lo rimandiamo al mittente, si intende. Quindi auguri a Meloni e a noi semini. Grazie, grazie. Prendiamo un'altra telefonata, ascoltiamo un po' di telefonate. Pronto? Chi è? Pronto, sono Luigino da Roma, per favore. Buongiorno, dottore. Luigino. Mi può dare una spiegazione in quanto riguarda la multa del Covid-19 da 100 euro? Pronto? Sì, ma che tipo di spiegazione vuole? Se si deve pagare oppure no. Non paghi, l'abbiamo detto, non paghi. Quello non è il pagamento, è un avvertimento. Ah, non è il pagamento? No, no, è un avvertimento. Poi se arriva la cosa vedremo. Ma intanto no, perché mi riguarda proprio scritto multa di 100 euro. È scritto come avviso, guardate che se lei non si fa il vaccino avrà la multa di 100 euro. Entrerà, quando arriverà la cartella esattoriale da parte dell'ufficio imposte dirette, la contesti. Grazie signore, la contesti perché mi pare che stiano facendo anche un decreto, ti risulta Massimo, immediato, appena entrano in vigore proprio il governo. Ne sento parlare come tanti, poi esattamente non so che cosa stiano facendo in queste ore di Consiglio dei Ministri. Vedremo. Non so. Vedremo che cosa fanno, ma credo che questo sia uno dei tantissimi piccoli problemi. Ci sono cose strutturali molto importanti. A cominciare dalla guerra, perché le notizie che arrivano da là, bollette. Bollette. Dalla parte atlantica siano abbastanza gravi, si stanno schierando delle forze aerotrasportate al confine dell'Ucraina. Cioè, qui stiamo scherzando col fuoco, stiamo scherzando con la guerra, perché gli italiani, quelli di oggi, me compreso, la guerra non l'hanno mai fatta. Perché se ci fossero qua i nostri nonni, vedi che cosa avrebbero fatto Vito, vedi se avrebbero scherzato. Facciamo la guerra, Putin è bravo, Putin è cattivo, Biden è bravo, Biden è cattivo. Li avrebbero tacitati in due minuti, con le buone e con le cattive. Volevate fare la guerra? Certo. Andate, vi chiudete dentro da qualche parte, fate quello che volete voi. C'è una telefonata, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno professore, a lei e suo ospite. Chi è? Sono Rita Dall'Alpago. Sì, dica. Allora, intanto mi auguro che la determinazione della Meloni possa veramente avere una continuità come la conosco io personalmente, e quindi mi auguro che sia la forza per l'Italia, che possa veramente non essere scalfita dai teatranti che abbiamo subito in questi anni, soprattutto da 10 anni a questa parte, che hanno ridotto in macerie l'Italia. Allora, mi auguro anche che quelli che hanno detto che quando avesse vinto la destra se ne sarebbero andati dall'Italia, mi auguro che mantengano la parola. Non ne abbiamo più bisogno di questi teatranti. Bene. Che ti hanno portato la guerra sulla porta di casa. Grazie cara Rita. La Bonino è preoccupata per i diritti civili. Siamo uno dei primi al mondo ad averli. Pensa forse alla proibizione della cannabis? Meno male che è fuori, dice Mario dalla provincia di Varese. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno professore. Buongiorno, chi è? Sono Adele e chiamo da Viterbo. Senta, gli ho una telefonata. Mercoledì mattina lei ha ricevuto una telefonata da una signora che gli diceva Corona c'ha ragione. Che mi diceva?
Corona c'ha ragione, Mauro Corona. E allora? E lei gli ha risposto, dice non conosco il caso. Io l'ho veduta martedì sera all'istante della Berlinguer, si sta battendo con Sava per non far chiudere l'asilo pediatrico per i bambini asmatici e non riceve risposta. Era questo che gli voleva dire la signora. Ho capito. Vabbè. Ha capito, professore? Sì, ho capito, la ringrazio, ma io voglio dire che sono problemi che a me interessano anche relativamente, capito signora? Mi interessano tutt'altro, problemi. Grazie comunque, lei è cortesissima e gentilissima, perché si è ricordato di quello che avevano detto la settimana scorsa. Io veramente non mi ricordavo neanche più, perché fra le tante telefonate se ne diventa un po'. Mi dice Maurizio da Brescia, dalla provincia di Brescia, Massimo, dice, mi innervosisce vedere i sindacati che dopo 2 anni a favore di ricatti e strette di mano con Draghi e passeggiate a braccetto, ora scendono in piazza a dettare strategie per il bene degli operai. Cosa rispondiamo? Che finché gli operai gli pagano la tessera, i sindacati si fregano le mani e fanno il loro lavoro. Punto. Cioè, l'ho già detto più volte, Vito, vedi, è il discorso prima che sentivo una signora che diceva la determinazione della Meloni. Ragazzi, fino a quando andremo avanti con un sistema in cui dovremo accettare le condizioni di un'Europa che ci ha messo in ginocchio? Potrai avere tutta la determinazione che vorrai, ma dovrai fare i conti con i 4 spicci che hai. Quindi sì, noi ci daremo da fare per aiutare le persone, per salvare gli asili, per fare tutto quello che vogliamo. Ma non è il compito del singolo cittadino fare questo. Dovrebbe essere il compito di un sistema pubblico che investe quello che è necessario perché i cittadini stiano bene, non perché stiano bene i banchieri. E invece sono anni che crediamo al politicante di turno. Ricordo che non c'è stata una persona che non si sia unito nella discriminazione degli italiani, non c'è stato nessuno, compreso le persone che oggi sono al governo, che sanno benissimo, oltre la multa dei 100 euro, che ci sono categorie che non possono andare a lavorare oggi, noi ieri, un mese fa, 6 mesi fa, oggi non possono andare a lavorare perché sospese. E qui parliamo di determinazione. Beh, secondo me la determinazione porterebbe immediatamente a avere delle azioni piuttosto importanti. E sto parlando di cose legali, di cose civili, di cose di pace, niente di eversivo, che sia chiaro. Certo. Non possiamo più stare in un sistema debito, non possiamo più non può stampare la moneta, non possiamo più andare avanti come negli ultimi 10 anni. Ci hanno distrutto. Gli operai, ma dove vanno a lavorare gli operai se le aziende stanno chiudendo? Adesso tutte le PMI, ma più avanti vedremo anche le grandi aziende che verranno assorbite, già lo sono per la maggior parte, dalle multinazionali, che ti diranno, guarda Amazon, vieni a lavorare, accetti il mio stipendio e fai la pipì nella bottiglia della Coca-Cola perché non hai tempo per fermarti. È quello che volete? Andate avanti. Aspettarvi che con la determinazione dei politici si risolvano i problemi. I politici non decidono più niente, sono le grandi aziende che decidono. E sono anni che ce lo stanno pure raccontando. Ce lo raccontano anche gli uomini di spettacolo, ce lo raccontava Dalla, ce l'ha raccontato Jovanotti. Le cose le sapete. Che facciamo? Resta con me, dopo la pausa. Chiudiamo insieme la trasmissione. Abbi pazienza, sta fermo là, tanto si è raffreddato. Se la voce mi viene, gesto con te. Non ti puoi muovere, devi stare lì. Pausa. This is the way you left me. I'm not pretending. Sulle ali della salute, eccoci qui puntuali, tutti i martedì dalle 20 alle 21 a Canale Italia. Un saluto e vi aspettiamo tutti, Alessandra Rossi e Stefano Mion, qui a Canale Italia. Thank you, Chair.
Grazie Presidente, onorevoli deputati. Vorrei cominciare ribadendo il nostro sostegno alla resistenza ucraina. Non penso proprio che si tratti di una dichiarazione puramente formale, perché dobbiamo poi anche respingere la narrativa in base a cui sostenere l'Ucraina non significhi anche sostenere i nostri cittadini. Noi non sacrificheremo la libertà all'economia. Putin non ci dividerà. Putin non prevarrà se agiremo tutti insieme in modo ambizioso. Ovviamente sappiamo che ci troviamo in una crisi multipla, geopolitica, inflattiva, energetica, con un impatto sull'economia reale e con alcuni rischi di ricadute finanziarie. Intanto ti saluta la signora Bruno di Vicenza e ti definisce meraviglioso. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi è? Buongiorno professor Vito, sono Rosa e chiamo da Como. Laura, buongiorno. No, Rosa. Ah, Rosa, scusi, mi dica. C'è un rimbombo, ma non sono io. Comunque, allora, volevo dire che il signor Draghi ha passato non la campanellina alla Meloni, ma ha passato lo scettro che lei deve continuare del progetto di questi massoni del mondo, dell'America e dei massoni che verranno a comprarsi l'Italia. Lei deve continuare, perché chi non l'avesse capito, lei è stata sempre fuori di tutto, però quando ha dovuto fermare per soldi, armamenti e togliere l'IVA sugli armamenti per il signor Zelensky, Hitler, perché lui è Hitler, è affirmato, cioè si chiede che cosa stiamo parlando della gente che non ha capito nulla, che siamo svenduti. L'Italia e il popolo italiano sono anni e anni che sono svenduti alle multinazionali. E cosa ha detto Draghi? Arrivederci. Aspetti un attimo, lo sa perché ha detto arrivederci? E un giorno mi darà ragione. Lui è uscito perché? Perché qualcuno doveva continuare. Dopodiché il nostro presidente finirà il mandato e lui prenderà il suo posto. Ed ecco il complotto che continua, perché questo è un complotto contro l'umanità, e chi ci sta è un becero schifoso nazista, ed è questo. Aspetti un attimino, poi che continuo, perché no, c'è gente, il c'è filmato di Berlusconi che dice la verità su Putin e su Zelensky, perché questa è una guerra schifosa voluta dei massoni americani. Va bene, e grazie Rosa. Grazie Rosa, c'è gente in attesa. Rispetto, sono 3 minuti che sta parlando, fra poco chiudo la trasmissione. Abbi pazienza, poi rispondiamo a tutti. Massimo, pronto? Pronto, buongiorno professor Monaco, sono Alessandra. Alessandra, prego. Sì, saluto anche il suo ospite. Allora, guardi, io dico quello che penso. Allora, l'Europa ha utilizzato la guerra tra Russia e Ucraina per tentare di ricompattarsi, perché si sta sgretolando si sta sciogliendo come neve il sole, perché è di un'incapacità totale. Per di più ha troppi padroni che tentano di gestire il potere economico dell'Europa per svuotare le varie nazioni, in particolar modo l'Italia, che è ricca di tutto. Oltretutto poi abbiamo una classe dirigente, quando vedo Gentiloni mi cadono le braccia. Io mi chiedo, siamo nel 2022 e dobbiamo ancora mantenere a livello politico, li troviamo sulla televisione, la nobiltà decaduta, decadente, incapace. Perché non possiamo avere un'evoluzione e toglierci dalle scatole questa gente che vada a lavorare invece? Perché ricordo che nella prima guerra mondiale, mio nonno che la prima guerra mondiale l'ha fatto da volontario, quando è tornato aveva una classe dirigente dentro l'esercito che era nobiltà, che era più abituata a stare in salotto che a comandare, che li mandava a morire come mosche, perché non gliene frega assolutamente niente del popolo, però gli basta la gestione del potere e i soldi. Okay. E in
infatti sì, grazie, buona giornata. Grazie. Cosa rispondiamo, Massimo? E come sempre è un discorso molto complicato. Cioè, noi tendiamo a essere, noi italiani, un po' provinciali. Pensiamo, forse lo siamo stati, al centro del mondo. Noi siamo quelli che fanno le ferie ad agosto quando il mondo ad agosto lavora, no? Lo diceva anche Marchionne un po' di anni fa. E pensiamo che il mondo si debba fermare perché lo diciamo noi. Ma stanno succedendo cose a livello geopolitico che sono importantissime. Noi siamo un puntino sul mappamondo, non contiamo poco, niente. Immaginate Cina, Taiwan, immaginate che cosa sta succedendo in quei posti. Immaginate a livello diplomatico che tipo di trattative, accordi, incontri stanno facendo in questo momento. Noi stiamo parlando di della Meloni, del suo carattere, eccetera, eccetera. Io ritengo che in questi 20-30 anni sia mancato comunque qualcuno che abbia ogni tanto picchiato i pugni sul tavolo per l'Italia. Chi lo faceva è stato mandato via, è evidente che questo è stato fatto, cioè chi era contro questa Europa, che ha permesso, grazie alle imposizioni di persone europeiste, ma europeiste non voleva dire interessate a un discorso comunitario bello dove tutte le persone stavano bene, ma ai risultati che stiamo vedendo oggi. Certo. Attenzione. Certo. Non è che solo l'Italia che va male, la Germania non mi risulta che stia facendo le manifestazioni di giubilo nelle piazze, si stanno lamentando anche loro, l'Europa la stanno distruggendo. Certo. Quindi ci vuole qualcuno che si metta lì a dire: ragazzi, rischiamo quello che c'è da rischiare, ma dobbiamo fare il bene anche degli stati europei. Ce n'è uno? Avete visto qualcuno ultimamente? L'abbiamo appena sentito, il signor Gentiloni. Certo, pronto? Sì, buongiorno professore, buongiorno a lei e anche al suo ospite. Chi è? Io sono Giulio di Ponte nelle Alpi. Sì. Belluno. Volevo dire, professore, la signora Meloni ce l'avrà molto, ma molto, molto dura in mezzo a questi... Non dico altro perché sarebbe tante cose da dire. Però se la signora Meloni mantiene quello che ha detto, deve fare così, perché per togliere la sedia a questi che sono dentro lì, specialmente quelli del PD, perché non ha nemmeno iniziato e gli sono subito addosso. Questo io non so se si chiama politica o cosa si chiama, perché guardi, ormai io ho 73 anni, professore. Ma cose del genere le posso ammettere che succedono, perché io ho lavorato giù del Friuli, ho lavorato all'estero e guardi che quelli che hanno stampato dentro in testa qualche cosa, che non posso dirlo in televisione, ma quelli non vogliono andarsene e vogliono fare disastri, professore. Va bene. Se l'Italia non si volta e che mi lascia campo libero alla Meloni di fare quello che ha detto e non dare dietro a Draghi, perché ho seguito anche quello, non si può costringere una persona di andare andove che dice la minoranza, perché adesso sono in minoranza, li devono lasciare in pace la Meloni e i suoi. Grazie amico mio, buona giornata. Come concludiamo, Massimo? Perché fra poco dobbiamo chiudere. Un minuto. Vito, è che le persone devono capire che i politici non sono lì a fare il bene degli italiani, sono lì a fare il loro bene, a tenere il loro sedere ben attaccato alla poltrona. Quindi sicuramente non smetteranno di attaccare la Meloni come la Meloni all'opposizione non avrebbe smesso di attaccare i suoi oppositori. È il loro mestiere. Qui il problema è vedere i risultati. Qui serve qualcuno che non solo tecnico, è chiaro che la tecnica serve, se no non sai di che cosa stai parlando, ma qualcuno che si prenda a cuore il benessere delle persone. Cioè, certo. L'amministratore di una società è obbligato a portare i risultati a casa. Il primo ministro è obbligato, in quanto amministratore dello Stato italiano, a portare a casa i risultati. La domanda è:
dove vogliono arrivare, quali sono i risultati, perché io, va bene, le parole le ho sentite, ma i numeri di che cosa stiamo parlando? Per esempio, un italiano medio quanto dovrebbe guadagnare? 500 euro, 1000 euro, 10.000 euro? Mi piacerebbe sentirlo, queste cose qua, ma non le diranno mai. Non le diranno mai perché ti racconteranno sempre un sacco di belle parole, ma alla fine gli accordi con l'Europa sono stati firmati e tra un po' ci chiederanno di rientrare del debito che è stato creato durante la pandemia. Anche lì, vabbè, lasciamo stare. Quindi, Vito, guardiamo, speriamo bene. È vero, speriamo bene. Io non dico niente, dico soltanto aspetto, perché il compito di questa trasmissione è quello di criticare in maniera positiva sempre qualora le cose non vadano secondo i canoni della correttezza, della civiltà. Cioè, noi vorremmo che il popolo vivesse bene, perché ce n'è per tutti, e che non sia un privilegio soltanto per i pochi. Ecco, questo è il concetto che dovremmo comunicare un po' a tutti. Ti ringrazio molto per la tua partecipazione, Massimo, ci sentiremo presto. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro, cerca di guarire. Grazie. Cerca di guarire con questa voce, che tu possa tornare sempre più efficace che mai. Grazie Massimo, dottor Massimo Bolla. Buona giornata. Grazie. Buona giornata a tutti.